E adesso parliamo invece di un trial che riguarda l'utilizzo di un farmaco che protegge le ossa, quindi un farmaco che comunque è in grado di migliorare la qualità di vita dei nostri ragazzi. A parlarne doveva essere la professoressa Maria Luisa Bianchi, che è stata per noi la responsabile del trial, che purtroppo però ha problemi di salute piuttosto seri, almeno un mese che è ricoverata in ospedale, quindi noi facciamo intanto i nostri migliori auguri. Avrebbe voluto essere qui con noi, però è con noi invece il dottor Giovanni Baranello, che è comunque un collaboratore della professoressa Bianchi e lavora all'Istituto Besta con la professoressa Morandi, e quindi si è offerto di fare questa presentazione per noi. Grazie. Sì, grazie Filippo per questo invito. Io sostituisco appunto la dottoressa Bianchi, vi porto i suoi saluti e cercherò un pochino di illustrarvi quali sono stati i risultati degli anni di lavoro proprio sul metabolismo osseo in questa patologia, nati proprio dalla collaborazione appunto con il nostro istituto, in particolare con la dottoressa Morandi, che è un po' la nostra referente, e vi illustrerò un pochino che cos'è che ci ha portato a quest'ultimo progetto appunto finanziato dal Parent Project. Per quanto riguarda la produzione dell'osso a livello dell'organismo, ecco, è frutto di un equilibrio dinamico appunto tra la produzione di cellule dette osteoblasti e la loro distruzione ad opera degli osteoclasti. È possibile appunto dosare le sostanze che si formano, diciamo, durante questo meccanismo di formazione e di distruzione proprio per monitorare appunto i livelli, ad avere dei markers proprio del ricambio del turnover a livello osseo. Come vedete qui appunto ci sono dei marker di formazione ossea, appunto l'osteocalcina, la fosfatasi alcalina, e dei markers di riassorbimento osseo, quindi di indici di distruzione dell'osso, che sono appunto il CTX e l'NTX. E l'equilibrio tra produzione e distruzione è proprio un equilibrio dinamico, come dicevamo, nell'organismo, e quindi è data dall'equilibrio anche dall'azione di alcune sostanze dette appunto citochine, da fattori ormonali, da fattori genetici. Da diversi anni si sa che quasi la metà dei pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne, col prima di iniziare la terapia con corticosteroidi, presenta una riduzione della massa ossea. Come vedete, qui quasi il 50%, 45% aveva uno Z-score, ancora prima di iniziare gli steroidi, tra meno 1,8 e 3,1, al di sotto di meno 2 deviazioni, è considerato patologico. L'inizio della terapia con corticosteroidi appunto in qualche modo può aumentare il rischio di riduzione di massa ossea. Qui vediamo in verde appunto i soggetti che erano in trattamento steroideo, quelli invece nelle bande rosse sono quelli che non avevano iniziato ancora il cortisone, e sicuramente appunto c'è una differenza. Come vedete, quanto più è alta la colonna, tanto minore è la densità ossea dei pazienti. Esistono dei parametri di ricambio osseo che possono essere dosati all'interno, soprattutto nel sangue e nelle urine, e che in qualche modo ci dicono che cosa sta avvenendo a livello proprio del metabolismo e del ricambio osseo. Ad esempio, qui si vede che il paratormone, che è un ormone che in qualche modo è responsabile di adeguare l'apporto e l'equilibrio del calcio a livello dell'osso, aumentando per esempio il riassorbimento a livello renale e intestinale, nei soggetti che avevano uno Z-score, quindi una densità ossea minore, identificati in rosso, aveva dei livelli aumentati, quindi vuol dire che appunto la sua produzione era aumentata proprio per cercare di supplire alla ridotta densità ossea dei pazienti. Stessa cosa per quanto riguarda la vitamina D, che come sappiamo è fondamentale per il nutrimento e la mineralizzazione dell'osso. Come si vede nella parte destra, i soggetti che avevano uno Z-score, quindi una densità ossea minore, avevano livelli di vitamina D inferiori agli altri.
Un recente studio completato, appunto pubblicato nel 2011, ha poi mostrato che esistono appunto delle sostanze sia appunto nel sangue del topo, ma poi dimostrato anche nel siero dei pazienti, che in qualche modo sono aumentate. In particolare è stata chiamata in causa questa interleuchina 6, che è appunto una citochina coinvolta, come abbiamo sentito in numerose presentazioni, nei processi infiammatori, nella fibrosi. Quali sono quindi, sintetizzando, le cause della riduzione di massa ossea nella distrofia di Duchenne? Sicuramente la ridotta attività fisica la trazione muscolare esercitata sull'osso svolge un ruolo fondamentale, ma come abbiamo visto anche altri fattori come lo squilibrio tra produzione e riassorbimento, i livelli di certe sostanze, quindi come le citochine, ma anche fattori genetici, quindi come la presenza o meno di determinati recettori, come quello per gli estrogeni, possono sicuramente o sembrano comunque influenzare il fenotipo clinico. Per cui che cosa si è fatto negli ultimi anni? Si è cercato in qualche modo di supplire alla appunto ridotto apporto di calcio, alla riduzione dei livelli di vitamina D, implementando l'introito appunto di calcio con la dieta, adeguandolo alle dosi richieste per la fascia d'età, e anche aumentando i livelli di vitamina D, appunto somministrandola ai pazienti. In questo lavoro si vede come nei primi due anni, che sono nel primo anno di osservazione, la prima colonna appunto si riferisce al baseline, quindi alla prima osservazione, la seconda è riferita al secondo anno di follow up. Si vede per esempio a sinistra una riduzione dei livelli di vitamina D. Alla fine del primo anno è stata iniziata la supplementazione con vitamina D e calcio attraverso la dieta, e pian piano appunto si è assistito nel secondo e nel terzo anno ad un progressivo aumento sia dei livelli di vitamina D che appunto contestualmente, come vedete anche in questo altro grafico, ad una riduzione dei livelli di paratormone, come a dire che in qualche modo la integrazione con vitamina D in qualche modo riequilibrava un po' il metabolismo dell'osso. Questa cosa è stata documentata anche appunto con la densitometria ossea. Di nuovo, la prima e la seconda colonna sono il baseline e la fine del periodo di osservazione un anno. Come vedete, tutti i pazienti mostravano un peggioramento della densità ossea, inteso come valori sempre più negativi dello Z-score. Dopo aver iniziato l'integrazione con calcio e vitamina D, sia alla fine del secondo anno che nel terzo anno, si vedeva pian piano un miglioramento della densità ossea rilevato con la DEXA. Ma abbiamo voluto fare qualcosa di più. E da qui nasce l'idea del RISBO, che è questo progetto appunto che vuole valutare quali sono i fattori di rischio di perdita ossea e di fratture nei ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne, partendo proprio da in qualche modo gli aspetti un po' di variabilità a livello genetico o di alcuni fattori, fino proprio al trattamento. Ed è appunto un progetto sostenuto dal Parent Project, dall'arruolamento anche è previsto attraverso il registro dei pazienti. Questi sono i 6 centri, appunto l'Istituto Oxologico della dottoressa Bianchi, gli altri 5 centri italiani che si occupano appunto di patologia neuromuscolare. E appunto l'idea nasce un pochino dal fatto che, come abbiamo sentito, sicuramente c'è un peggioramento, un aumento del rischio di fratture, un deterioramento progressivo della massa ossea. Gli studi sono tuttavia pochi, e andare ad analizzare il ruolo di alcune sostanze, soprattutto le citochine, vedere se ci sono delle caratteristiche genetiche che in qualche modo ci possono dire quali sono i pazienti più a rischio, ed infine anche provare a vedere se un trattamento specifico possa prevenire il deterioramento appunto della massa ossea. Ci sarà una fase di arruolamento, sono previsti 70 pazienti di età compresa tra i 6 e i 18 anni che siano in trattamento steroideo da almeno 6 mesi. Verranno arruolati appunto attraverso i pazienti normalmente seguiti nei 5 centri
clinici neuromuscolari, oppure, come sta già avvenendo, attraverso il registro di Parent Project. Ci sarà un primo periodo di osservazione, appunto, di 12 mesi per identificare il sottogruppo più a rischio di perdita di massa ossea e di fratture. Il gruppo a basso rischio continuerà l'osservazione per i successivi 12 mesi, i pazienti invece identificati come a maggior rischio di perdita di massa ossea e di fratture inizierà una terapia con bifosfonati, con delle infusioni endovena ogni 3 mesi in regime di day hospital. Quali sono i parametri per cui verrà selezionato il gruppo a rischio? Sicuramente una storia di fratture precedenti e di riduzione della densità ossea, la comparsa di fratture durante il periodo di osservazione, la presenza di alcune caratteristiche genetiche, l'aumento dei markers di riassorbimento osseo e la ridotta densità ossea, e anche appunto una densità, un aumento inferiore al 5% anno di densità ossea. Nei 5 centri arruolatori verranno effettuate le valutazioni appunto basali a 12 a 24 mesi attraverso un po' le misure di outcome e le valutazioni che abbiamo sentito nominare anche in questi giorni, soprattutto appunto la North Star e i 6 minuti. Per i pazienti deambulanti, invece la Perlimb e l'IK per i pazienti non deambulanti, e verranno appunto dosati appunto nel sangue, nelle urine, calcio, fosforo, creatinina, CPK, gli ormoni di vita, il paratormone, i livelli di vitamina D, i markers di riassorbimento osseo, l'interleuchina 6 ed altre citochine, e appunto verrà eseguita la DEXA per valutare lo Z-score. Solo all'inizio dello studio inoltre verranno dosati alcuni fattori genetici implicati, come sembra, nell'assorbimento osseo, quindi soprattutto il recettore per gli estrogeni, del collagene, i recettori della vitamina D. Perché sono stati scelti i bifosfonati? Perché sicuramente riducono il riassorbimento osseo agendo sull'azione degli osteoclasti. Sono già utilizzati in altre patologie da diversi anni con discreti, con scarsi, diciamo, comunque limitati effetti collaterali, e anche in studi recenti è stato dimostrato che i pazienti trattati con bifosfonati in aggiunta allo steroide mostravano una sopravvivenza maggiore rispetto al gruppo che veniva trattato solo con lo steroide. Per cui abbiamo iniziato i lavori. E grazie al Parent Project, appunto, abbiamo iniziato, il progetto è stato sottoposto ai comitati etici di tutti i centri ed è stato iniziato l'arruolamento. Devo dire che anche attraverso il registro stanno arrivando diversi pazienti. Grazie.